Allora, sei appena tornato dalle vacanze, hai un sacco di materiale con il quale vorresti montare un video, ma non sai esattamente da dove partire. Quindi ho deciso di condividere con te questi 4 consigli che io uso personalmente per tutti i miei progetti, che ti faranno risparmiare moltissimo tempo e ti eviteranno un sacco di problemi che possono presentarsi poi in fase di editing. Quindi il primo step vi aiuterà a montare dei file in 4K o comunque molto pesanti anche su computer non troppo potenti o su portatili. Per prima cosa andiamo ad aprire un nuovo progetto. Dopo avergli dato un nome e averlo salvato nella cartella che vogliamo noi, andiamo su impostazioni di assimilazione. Ora qui clicchiamo la casella dove c'è scritto assimila. E apriamo questa tendina, selezioniamo Crea Proxy, poi un formato che vi consiglio io è il 1280x720 GoPro Cineform. Fatto questo, gli diamo l'ok. Ora vediamo cosa succede esattamente quando attiviamo i proxy. Appena noi trascineremo una clip dentro Premiere, si aprirà Adobe Media Encoder. Ah, e questa cosa non funziona se non avete installato sul computer Adobe Media Encoder, quindi assicuratevi che ci sia. E ci creerà un file di... per favore. Per favore. Ci creerà un file con una risoluzione più bassa e meno compresso, e questo ci permetterà di avere un'anteprima più fluida mentre stiamo editando. Ora però, per avere l'anteprima con i proxy, dobbiamo attivarli. E per farlo ci basterà andare su questa più, selezionare questa icona qui che appunto si chiama attiva disattiva proxy, trascinarla qui se non ce l'abbiamo già, cliccare ok e clicchiamo di nuovo e come potete vedere è diventata blu. Questo vuol dire che i nostri proxy sono attivi. Un altro paio di cose prima di chiudere con i proxy. Se anche attivando i proxy vedete dei rallentamenti del computer, non dovreste, ma se li vedete vuol dire che il vostro computer è messo male, senza offesa, eh. A questo punto potete abbassare magari la qualità dell'anteprima, quindi mettetela a un quarto, un ottavo. Seconda cosa, anche se un po' banale, c'è una modalità, diciamo, delle finestre che è quella che vedete sullo schermo, con la quale io mi trovo molto bene perché non mi crea confusione, non ci sono elementi che mancano, diciamo, sul mio desktop. E per farlo vi basta andare su finestra, spazio di lavoro e selezionare tutti i pannelli. Anche se avete cambiato, messo cose da una parte o da un'altra, vi basta poi ritornare su finestre, spazio di lavoro, e cliccare su Ripristina Layout. Salvato. Ora andiamo a vedere come impostare correttamente una sequenza. E per farlo ci basta andare su un nuovo elemento, cliccarci sopra e selezionare sequenza. Qui abbiamo già dei predefiniti che ci offre Premiere. Questi sono dei predefiniti che ho creato io in modo da averli velocemente senza dover ogni volta cercare. La cosa più importante da vedere per una sequenza sono due: la risoluzione e gli FPS. Per quanto riguarda la risoluzione, io uso il 2K per fare generalmente un po' tutto. Questo perché ho sempre le clip in 4K che magari ho filmato con la GoPro o con qualcos'altro, e le clip in 1080 per lo slow motion fatte con la Sony. E per farle incontrare meglio senza perdere da una parte o dall'altra, uso il 2K. E le impostazioni che uso io per il 2K sono appunto 2048x1152, che corrisponde a un 16 noni normale. Ora, se volete salvarlo, vi basterà cliccare qui, dargli un nome, 2K per tutorial, e dargli l'ok. In questo modo lo troverete subito già. Se avete invece il 90% delle clip in 1080, vi conviene usare una sequenza in 1080 normale. L'impostazione che uso io
per il 1080 sono 1920 orizzontale e 1080 verticale. Invece per quanto riguarda gli FPS, qui potete selezionare l'impostazione della sequenza, io vi consiglio di usare 24/23,97 perché abbiamo meno frame sulla sequenza, quindi il programma di per sé fa meno fatica a darci un'anteprima. E facciamo meno fatica noi se poi dobbiamo fare le varie maschere per ogni frame per isolare magari un soggetto o qualcos'altro. Ad ogni modo questa cosa non inciderà poi sugli FPS effettivi di una ripresa. Se ad esempio avete una ripresa in 120 FPS e la sequenza in 24, la clip mantiene i suoi 120, quindi potrete fare gli slow motion senza alcun problema. Fatto questo, scegliamo un nome e diamo l'ok. Ora qui abbiamo la nostra sequenza e andiamo a importare una clip. Scegliamo questa clip qui, doppio clic sulla clip, andiamo a prendere il pezzo che ci interessa, clicchiamo I sulla tastiera per scegliere il punto di inizio della selezione e O per scegliere la fine della selezione e trasciniamo sulla nostra sequenza. Appena rilasciamo il mouse ci chiederà se vogliamo mantenere le impostazioni esistenti oppure vogliamo cambiarle in base alla clip che abbiamo trascinato. Siccome questa è una clip in 1080 a 120 fps, io voglio che la mia sequenza rimanga a 24 fps in 2K, quindi le dico di mantenere le impostazioni esistenti. Ora, come potete vedere, ci sono i bordi attorno perché la clip che ho importato è in 1080 e per sistemare la cosa ci basta andare su imposta su dimensione fotogramma e automaticamente la clip riempirà il frame, altrimenti andiamo su controllo effetti e su controllo effetti aumentiamo la scala fino a riempire in pieno lo schermo e questo ci risolve questo problema. Invece se importiamo una clip in 2K, dovrebbe essere tipo questa, stessa cosa I sulla tastiera per scegliere l'inizio e O su per scegliere la fine, la importiamo e come potete vedere qui invece è zoomata perché 4K ovviamente è più grande del 2K. Clic destro sulla clip e selezioniamo imposta su dimensione fotogramma. Allora, siccome quando si parla di video di viaggi e cose del genere, almeno io personalmente filmo sempre un sacco e mi ritrovo con un botto di materiale da selezionare. Quindi cosa faccio? Man mano che revisiono tutte le clip, mi scelgo già i frame e le inquadrature che potrebbero essere più adatte sia per la luce sia per quello che succede nella clip e le metto subito su una sequenza. Ad esempio questo è il progetto delle vacanze di quest'estate fatto con la mia ragazza e ho creato una sequenza dove ho fatto appunto come prima cosa la suddivisione di tutte le riprese. Le riprese le suddivise diciamo un po' per categorie, nel senso che in questa prima parte ho messo tutto quello che è natura e panorami, una seconda parte dove c'è magari solo la mia ragazza, quindi tutte le riprese dove c'è solo lei le ho messe qui sotto, oppure quelle dove ci sono solo io e poi quelle dove siamo insieme, quelle dove si intravedono attrezzature, cose del genere. Potete aggiungere, non so, con gli animali, col drone, qualsiasi cosa che per voi può rappresentare una categoria. Vediamo subito come lo faccio esattamente. Prima cosa, crea un livello di regolazione che non è altro che una clip trasparente che in questo caso mi serve solo per darle il colore e il nome per diciamo creare la mia categoria in modo da distinguere una cosa dall'altra. Quindi cliccando su nuovo elemento seleziono il livello di regolazione, do l'ok. Ora il mio livello di regolazione è qui, lo importerò qui sopra, clic destro e sceglierò un'etichetta, non so, quello che volete voi. Questo qui sarà un verde acqua, ok.
e poi rinomina di le do un nome che rappresenta la categoria, può essere ancora natura e paesaggi, ok, e andando a importare ad esempio questa clip, adesso abbiamo di nuovo Adobe Media Encoder che fa la simulazione della clip per poter usare i proxy. Io intanto mi seleziono i frame che mi piacciono di più, questo mi piace e lo metterò qui sotto. Altre clip, potrebbe essere questo, ok, anche questo lo metto qui sotto. Mettiamo che quello dopo è con la vittoria che sta andando a cavallo. Ok, quindi prendo questa clip, tenendo premuto Alt sulla tastiera prendo e trascino il mio livello di regolazione, lo metto qui di fianco, clic destro, lo rinomino, scrivo vittoria perché così so che c'è solo lei e le do etichetta rosa visto che rappresenta la categoria. Ora mi scelgo di nuovo, ok, mi scelgo il pezzo che mi interessa e lo metto qui sotto e così via finché non mi riguardo tutte le clip. Una volta riguardate tutte le clip seleziono ad esempio questa categoria qui, vado su etichetta e clicco di nuovo su verde acqua perché così so che nella timeline principale, dove diavolo è, so che cosa rappresentano le varie clip, quindi quelle viola dove c'è la vittoria, quelle blu dove ci sono i panorami e via così, in modo da poter poi distinguere senza dover andare per forza a riguardare tutte le clip. Questa cosa, ripeto, per me è un toccasana, nel senso che mi permette di avere un'idea molto chiara di quelle che sono le riprese e poi se dovessero servirmi per fare uno showreel o fare un mix dei vari viaggi che ho fatto posso semplicemente andare su questa sequenza e guardarmi le clip che possono effettivamente servirmi senza dover poi cercare ancora riguardarmi tutto quanto e poi fare di nuovo la selezione. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo dove andremo a vedere come scegliere la musica e come utilizzare i vari sound effects in Premiere. Se non hai ancora visto il tutorial precedente su come filmare e cosa filmare per quanto riguarda i video travel, beh, te lo consiglio vivamente. Spero che il video ti sia stato utile e se ti è piaciuto lasciami un pollicione e commenta qui sotto se hai qualche altra domanda oppure consiglio da darmi. Grazie per la visione, alla prossima. E magari, non so, potresti prendere in considerazione il fatto di iscriverti. Io la butto lì e poi, insomma, fatti. Se ti piacciono i culi, iscriviti al canale di Core. Ciao, alla prossima! E ti vieteranno... E ti vieter... E ti... E ti vieteranno un sacco di problemi...